Il brano più celebre dell'opera di Gioachino Rossini, Mosè in Egitto, è la preghiera intonata da Mosè e dal suo popolo sulle sponde del Mar Rosso per chiedere a Dio il miracolo che lo farà sfuggire al mondo del faraone, corso al loro inseguimento. Dall'opera di Gioachino Rossini, Mosè in Egitto, dal tuo stellato soglio, la preghiera sarà intonata insieme al coro dai solisti soprano. Thank you.
Donna Leonora di Vargas, Don Alvaro, per evitare l'opposizione al loro matrimonio da parte del padre di lei, fuggono da Siviglia. Leonora, temendo per la propria incolumità, decide di ritirarsi in eremitaggio nel monastero della Vergine degli Angeli. Giunta al monastero, accolta dal padre guardiano e dai monaci che vi abitano, la giovane si affida alla Vergine, pregando affinché i propri peccati siano perdonati. Dall'opera di Giuseppe Verdi, La forza del destino, per solo coro maschile, Il santo nome, con il marito Don Mario Gaudino ad interpretare il padre guardiano, e a seguire La Vergine degli Angeli, con il soprano Marta Bassano nel ruolo di Donna Leonora di Vargas. Thank you.
Thank you.
Gallella, udite di signori. Ho qua una canzonetta, di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto mi può dare.
casa parigina di Flora si svolge una festa in maschera. Alcune delle donne invitate si sono mascherate da zingare e si divertono a leggere la mano a Flora e al marchese. Un gruppo di gentiluomini si presenta invece in costume da toreador e racconta le imprese di Michiglio, un torero che ha affrontato ben 5 tori nell'arena per conquistare l'amore della sua bella. Dall'opera di Giuseppe Verdi Traviata, coro di zingarelle e mattatori, con il brillante battimento fra
gran festa nell'elegante casa parigina di Violetta Varelli, un modo per sottrarre il dolore e le pene causate dalla sua malattia. Ma la festa è anche l'occasione per conoscere il suo ammiratore, Alfredo, del quale si scopre innamorata per la prima volta nella sua vita. Dall'opera di Giuseppe Verdi, Traviata, di via nei lieti calici. Ripetiamo all'amore nato tra Alfredo, interpretato da Franz Berto, e Violetta, che questo pomeriggio avrà la voce del soprano Emanuele.
un ringraziamento particolare alla presentatrice puntuale, precisissima, Armina Baudet.